Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui a giocare con Alessio di Dinamo Piora con Bisanzio. Apriamo l'episodio ugualmente con una curiosità sull'impero romano. Allora, abbiamo già parlato dei nemici dell'impero romano d'Oriente, che confesso devo aver molto approfondito, perché insomma sono parti di storia che in realtà proprio materialmente non sono molte le robe che ci sono rimaste dell'impero sasanide, dei vari califfati che hanno pistato qui da sta parte. C'è rimasta principalmente roba ottomana. Invece, diciamo che l'impero romano d'Occidente ci ha avuto, anzi l'impero romano e basta, ci ha avuto dei nemici che nella nostra cultura sono molto più famosi, no? Primi fra tutti ci stanno i cartaginesi. Allora, prima di tutto, chi sono i cartaginesi, che sta più o meno qua in Cartagine? In realtà poi, diciamo, sta molto vicino a Tunisi, le rovine di Cartagine. Allora, diciamo, chi sono i cartaginesi? Domanda lecita, no? Perché tu dici, chi sono gli Unni? Gli Unni sono una popolazione che viene dalla Mongolia. Da dove sono venuti i cartaginesi? I cartaginesi in realtà sono un altro popolo che conosce alla perfezione, sì. I cartaginesi sono i fenici, coloro che hanno scoperto, diciamo, l'alfabeto. Poi, scoperto l'alfabeto è un parolone, nel senso, sono quelli che hanno fatto il primo alfabeto, diciamo, come tale, che ogni carattere corrisponde a una, diciamo, una lettera, a una consonante, a un suono della storia. Ci stavano esempi di scrittura più antichi. In realtà quelli più antichi di tutti sono dibattuti tra la scrittura geroglifici egiziana e la scrittura, non mi ricordo come scrivevano, assiro babilonese. Diciamo, quelle due si combattono il record di scrittura più antica del mondo, però i fenici hanno l'alfabeto, cioè ogni suono è un carattere e so un numero di caratteri limitati, combinati insieme, cioè fa una parola, bla bla bla. Ovviamente non è che sono proprio i fenici che a un certo punto si sono cambiati nome e si sono chiamati cartaginesi. I fenici si sono un po' sparsi, una delle loro branche è la branca cartaginese, che in realtà funzionava più o meno tipo una repubblica. È ancora un po' strano, non mi ricordo di preciso che c'era di particolare, ma non era proprio una repubblica normalissima. Però, come vi ricordate all'inizio, a parte i sette re di Roma, pure Roma era una repubblica che funzionava un po' ad cazzum. Quindi, diciamo, c'era quell'epoca in cui più o meno non è che c'era il re che governava tutto, pure in Grecia la stessa cosa. Cartagine era una repubblica strana che derivava dai fenici. Nelle prossime puntate parliamo di alcuni degli eventi più importanti che sono successi tra Roma e Cartagine, ok? Cioè, quindi diciamo stiamo a parlare molto prima dell'impero romano d'Oriente, qua addirittura prima di quando c'avevamo l'Italia intera, ok? Allora, comunque, nell'ultima puntata abbiamo conquistato il resto della parte, diciamo, nordafricana che era appartenuta nel passato ad Aragona. E la tregua dei Mamelucchi è ancora bella lunga, continuiamo a integrare la Croazia. Io volevo vedere se potevamo vassallizzarci la Catalogna, che sarebbe un vassallo killer, secondo me. No, purtroppo c'ha più di 100 di sviluppo. Un vassallo killer perché così c'è una testa di ponte in Iberia, che insomma non è male, soprattutto se te devi pistare, tra breve mi dovrò pistare con Portugal, che c'ha pure un bel po' di colonie, quindi adesso Portugal comincia a diventare importante, è pure alleato dell'Inghilterra e della Castiglia. Quindi questi hanno proprio modificato la diplomazia dall'inizio, non l'hanno mai toccata, carcola, sono rimasti così. E l'Etiopia che c'entra? Scusami. Sono alleati dell'Etiopia? Sono alleati dell'Etiopia, sì. Sono alleati dell'Etiopia. Che poi l'Etiopia c'è una missione per alleare con Portugal, che a noi mi sa che c'era fallita in qualche modo, perché non mi ero alleato con Portugal quando ho giocato con la cosa, però insomma. Qui ancora esiste l'ordine teutonico, Brandenburgo è diventato, diciamo, un quadro puntinista è diventato. Ancora c'è un po' di Estonia danese, va bene, va bene. Ci serve un erede al più presto, se no diventiamo personal union della Moscovia e non mi va. E vabbè, ma comunque il nostro king c'ha 15 anni. Oh, ci ha messo come rivali l'impero dei Mamelucchi, ma com'è? Ah, voi Mamelucchi comunque hanno una forma di governo strana. E sono quelli che hanno crepato l'impero di Saladino, se volete saperlo. Mi pare che il re dei Mamelucchi doveva essere uno schiavo, ok? Quindi diciamo che andavano a beccare, diciamo, gli ultimi mettevano in testa al governo. Poi, se forma di governo, diciamo, fighissima. Ma poi si sono bevuti gli ottomani, proprio male si sono bevuti. Allora, stiamo costruendo edifici a bombissima, perché prima che arrivava questo Alessio Paleologo c'era madre di Alessio Paleologo che c'era 10% a sconto costruzioni.
Ci ho messo 10% allo sconto costruzione con l'icona di Cristo Pantocratore. E a proposito, avete mai visto le icone che hanno tutti quei dudittacci alzati verso l'alto? Quella è, diciamo, l'icona della benedizione secondo i bizantini, ok? Quindi, diciamo, quando vedete quei dudita sollevate nelle icone ortodosse, quello è che stai a benedire quello che sta a guardare l'icona. E vabbè, insomma, che stavo a dire? Non mi ricordo. Vabbè, comunque dobbiamo continuare. Che è sta nave? Ah, questa è l'ultima nave commerciale che mancava all'appello delle nove che stavano in produzione là, e la mando a governare, cioè a fa Genova, facciamo qui. Ok, insomma, c'avevo questi prestiti che devo pagare a bomba, adesso ho 5 dei burger, però quindi gli interessi sono bassissimi. Ci ho costruito di tutto, un sacco di cart house, workshop, ma soprattutto manifatture. Ho fatto in manifatture, pagavo 3,50, ragazzi, cioè, che fai, ne fai? Qua mi mancano addirittura 3 anni, quindi non li farò, non la farò questa tech. A Innovative Ness mi sa che stiamo una merda sta partita, sì. Innovative Ness, a meno che non sei corda, e a meno che non stai in Giappone, o a meno che non fai cose strane in Europa, diciamo, di solito è difficile arrivarci a 100. In Giappone non ci ho mai giocato, ma ho visto un gameplay, calcola che in Giappone, veramente, come nell'Impero Romano, cioè nel Sacro Romano Impero. Ci avete mai fatto caso che c'è un casus belli contro i tuoi rivali? Aspetta, mo ve lo faccio vedere, che sembra inutile quel casus belli. Dici, come faccio a fare? Ok, ecco, Commonwealth. Ok, vedi? C'è Humiliate Rival. Questo qua non ti può fregare province dai tuoi, da quello con cui stai attaccando, ok? Quindi dici, perché lo dovrei fare? O fai perché dentro al trattato di pace di Humiliate Rival c'è sta show strength. Show strength ti dà 100 punti di ogni categoria. Se lo riesci a fare, però vale 100%, quindi fai solo quello. Ok? Quindi se fa come province, tu cominci con due province, te pisti con una provincia a fianco, gli fai show strength 100, 100 e 100. Poi ne fai un altro 100, 100 e 100. Ne fai un altro 100, 100 e 100 e fai le prime deck prendendo 12 di innovativeness. Continui così ogni volta che te lo puoi fare. In Giappone è la stessa cosa, siccome te puoi espandere, visto che Aggressive Expansion te se porta via pure in Giappone, in realtà tu te fai show strength a bestia ogni volta che stai fermo e fai tutte le tech, recuperi il rinascimento, cioè, ragazzi, è una roba assurda. Se parti con uno stato grosso non lo può fare, perché show strength contro i Mamelucchi e devi fare 100% per fargli 100 punti mana, cioè non va, cioè, secondo me non va bene. O poi se può pure fa uguale, eh. Cioè, si può fare lo stesso se sei matto. E a proposito, adesso noi siamo sempre alleati dei cinque cristiani, tra cui a Georgia, i Gagarin, che Rurikovic, niente. Allora, intanto io sto pure a guardare perché? Perché devo farmare i favori. Voglio, in questa campagna voglio tirare fuori pure un altro obiettivo balordo, che è di averci 5 alleati a 100 de trust. E quello è veramente un obiettivo di merda, secondo me. Stiamo facendo ancora i core della parte tunisina che abbiamo catturato. La nostra economia è un po'. Oh, ma. Mazza di corruzione, non stiamo a pagare niente per abbassarla, e com'è? Ah, perché stiamo avanti con un po' di tech, la stabilità sta al massimo, ok, quindi in realtà non è che stiamo a pagare molto di abbassamento di corruzione. Vabbè, che poi la sovraestensione non è tantissima, eh. Oh, sta a finire qualche cart house. Come vedete, le cart house ci stanno abbassando governi incapaci, eh. Oh, a proposito, qui è morto. Oh, l'Austria è diventata protestante! L'Austria è diventata protestante, quindi vuol dire che mo ritorna a essere lei l'imperatrice. Aio, aio. Uno. Per fortuna stanno a votare Goslar. Ma sa che questo è Goslar? No, è l'Est Frisia. Però ci vuole poco per fargli funzionare. Cos'ha? Giustiniania? Che prende pure sto cosa a fianco. Forse il nome è troppo lungo per entrarci in una casella sola. Insomma, mo ci vuole poco per recuperare sta cosa lì per l'Austria, eh? Mo ritornano gli imperatori. Beh, trade efficiency meno 10% è un po' troppo. Questi vogliono i soldi. Allora, visto che con l'Austria già abbiamo 100 trust e mo i soldi ce l'hanno, io vado a chiedere subito altri soldi. No, già ho chiesto a qualcuno e mi darebbero pure 100. Cioè, pure una merda mi darebbero. Allora, vaffanculo, zii. Qui. Oh, qui da Yazan non devo fare. Trust. Tiè. Già siamo a 60, eh. Tanto non voglio conquistare da quelle parti, quindi non mi interessa. La Aggressive Expansion, ovviamente, qui Mamelucchi è estrema.
con il Papa, diciamo che abbiamo recuperato. Al Papa gli potrebbe fare un bel casino, calcola. L'Austria sta in debito, ancora non si sono ripresi dalla guerra dei 30 anni. Allora, i 30 anni sarebbe tra protestanti e cattolici, poi come durava 30 anni hanno fatto un bucio de culo all'Austria, quindi diciamo che è durata di meno. Però storicamente si chiama la guerra dei 30 anni. i gor qua in Africa stanno a durare, ammazza! Qualche cosa? No, niente. Sono dai, non abbiamo manco un bonus di quanti advisor ci arrivano, perché abbiamo sempre quei tre advisor marci dell'elenco, cioè, hai visto tipo in confidenza, cioè puoi scegliere 10 advisor, quindi c'è sempre il bonus che te pare. Qui invece niente, Qui l'ultimo core, eccolo qui, Giustiniania. Ok, va bene. Mo ce vuole, Mo ce vuole. E in 3 anni devo fare la tech amministrativa. Demetrio mi piace, 6-3-3, mi piace, 12 su 18, poteva essere meglio, ma c'hai punti amministrativi come top, e a me mi piace. E Demetrio me lo tengo. In Crimea i ribelli ti si mangiano, cacco, è una cosa assurda. Che posso fare per fare amicizia con la Siria? Niente. Manco li posso sviluppare per vince perché costano abbastanza. Comunque appena arrivo al massimo di qualche tipo di punteggio posso sviluppare perché c'ho ancora di goma che mi abbassa pure il costo dello sviluppo, Come vedete 10 di development cost e di construction cost, niente male. Mantova sta diventando una potenza importante. Si è bevuto tutto. Ma Firenze si può vassallizzare? No, la nostra economia fa cagare rispetto alla loro. Monferrato si può vassallizzare, eppure Saluzzo. C'ho troppi rapporti diplomatici. Mo che ganghetto la Croazia ci pensiamo. Mo i soldi devono andare tutti a pagare i prestiti perché c'ho troppi prestiti. Ok, mo l'economia va molto meglio, però insomma c'ho troppi prestiti. Mo mancano da fare solo le manifatture, guardate quante ne ho fatte. Saranno più di 10 sicuramente, come vado a contarle. Quindi insomma i soldi ci ho messi stavolta per l'economia, Mo se non basta manco questo. Quanto sto a fare dall'economia? 50, cioè praticamente ho fregato il 30 da Venezia, ci ho messo il mercante, tutto il resto uguale, 3 in più. Ma sto registrando. Molto bene, molto bene. I prestiti mo costano, 6,97, mazza. Delhi ci ha tolto il passaggio militare perché prima si stavano a pista contro l'Afghanistan e dicevano se possiamo, ci hanno chiesto gentilmente di passare qui in Anatolia. Non abbiamo visto truppe di Delhi però, quindi forse hanno cambiato i piani all'ultimo e non sono più dovuti venire qua. Un altro trastino qui. Ah ragazzi, a proposito, se state giocando in normal, io lo ripeto sempre, potete giocare, cioè potete utilizzare questa interazione diplomatica, scegliete come erede uno della vostra dinastia, 90 favori, quindi non è che ci vuole poco a farla sta cosa, e loro praticamente se non c'hanno un erede metti per forza un tuo, capito? Quindi che ne so, sale al trono questo, invece di dover sperare che quando muori arriva il tuo, tu gli chiedi subito di mettere un tuo erede, ok? Se succede sta cosa, poi quando muore il king, sale il tuo erede, gli potete far claim throne, oppure magari aspettate in maniera diplomatica e tagli a un certo punto la personal union. Ovviamente non è semplice, le personal union sono molto random e a parte con le missioni io non credo che mi sia mai arrivata una personal union nelle campagne che ho portato sul canale. Cioè se fai quella missione grazie a K, gli vai a fare la guerra di conquista e poi Force Personal Union, quello diciamo lo fai per forza, però non credo che ci sia mai arrivata una Personal Union casuale con sul canale, quindi è molto strano perché in realtà almeno ogni tanto te capita, invece capita abbastanza spesso che non è mai arrivata una Personal Union random. Ok, parliamo. Infatti è un po' una merda, calcola, cioè sta di un po' zella, secondo me.
tra 5 anni ci vestiamo i mamelucchi. Potrei pure decidere di aspettare e far calmare le acque, Più 37 al mese, non si butta. 2 euro di interesse, con tutto che sono all'1%, però, Abbasso la corruzione. La corruzione che si abbassa, però, diciamo che continuerà a essere, diciamo, una spina nel fianco finché non finisco de fastigor, Manca ancora abbastanza. Ok, Kairwan. Qualcosa ho già convertito prima dei fragori perché non c'avevo i punti amministrativi. Intanto stiamo andando avanti anche con le idee economiche, che diciamo posso pure aspettare e recuperare un attimo la... Allora, tassi abbassate a Kairwan, che sarà in 3 company e le tasse le dà pochissimo, quindi va benissimo quella. Ricordatevi che le tasse della... cioè funziona così, meno 90% delle tasse quando stai in 3 company, però ti dà un bel po' di trade, ok? Lo stare in 3 company dal trade. Antiochia la diamo alla Siria? Ovviamente no. Ovviamente no, ragazzi. Potrei anche pensare per la prossima guerra di mettermi la cosa... No, uno di stabilità penso proprio di no. Di mettermi la Licuma che ti abbassa l'aggressive expansion se devo andare nel mondo cattolico. Non sarebbe male come idea in realtà, Comunque ci siamo quasi. Già potrei cominciare a fare la tech militare, ma mancano 2 anni, non voglio sprecare punti. 1 di produzione a Tirgoviste, a Tirnovo e a Messina. No, vabbè, questi per forza. Per forza, sì. Per forza, sì. Intanto abbassiamo i ribelli dappertutto. Non c'avevo uno che ammazzava i ribelli qua. E com'è che questo ha smesso, sì? Che gli ha fatto? 1 di produzione ovviamente se via, ragazzi, perché la produzione è quella che comanda in Europa Universalis. Com'è che quello ha smesso di ammazzare i ribelli qua intorno? Ok, vabbè, credo che quelli che si stanno a ribellare sono a Messina. Forse no, fammi vedere. 0 di unrest, ragazzi, la tolleranza è incredibile. Incredibile la tolleranza. Ah, mo ci stanno i burgers che rosicano, vabbè, perché quell'evento... Vabbè, ecco qua, risolto il problema dei burgers. Allora, Mzab è un subject del Bisanzio. Besarabia è de Bisanzio e mi danno 50 punti di amministrativi, ma credo che sia da Commonwealth. No, non mi va. Allora, un sappio che c'è un casus belli su Mzab, che non conosco. Quindi come ubio. Vabbè, aspetto un attimo che si può fare. Un po' così, calco, un po' così. Allora, Juju. Allora, Juju è la provincia in cui mi dice che posso guadagnarci di più con... col development militare. Quindi siccome c'ho l'icona dello sviluppo, mo faccio pure local development cost se lo trovo, ok, 28%, che è molto buono, raga. Mo tutti i punti che mi avanzano li metto qua in punti militari. Commonwealth ci fa la spia, vabbè, grande classico, grande classicone. Comunque manca un anno e posso fare le tech, che non le pago molto, mi sa 501, beh, in realtà col 5% in più, quindi in realtà ne sto a pagare 5, 4 e qualcosa, insomma. La Croazia sta andando avanti, l'annessione. Famo un altro giro dei favori. Ma queste, comunque c'è qualcuno che non devo più passarci sopra, ok. Georgia, Austria e quell'altro credo non ci devo più passare sopra. La Svezia, eccola qui, dammi la Trust. Questi soldi invece mi pongo da... No, c'hanno i soldi, stanno a perdere i soldi, un casino, ecco. Un casino, Mosca. Gdames è stato curato. Sta per arrivare un'altra volta il limite, quindi andiamo a giù e facciamo un altro punto sviluppo militare. Sto consumando proprio il minimo del minimo. Vi ricordo che c'ho pure la cosa, c'ho pure la prosperity che ti abbassa un altro 10% del development cost. Wargla. Ok, pure Wargla lo convertiamo. 10 mesi, mi sa che mo così ho messo a lavorare tutti i missionari, ok, sì. Mi manca Kef e Zous, che purtroppo hanno lo zelo della conversione. Se vede gli è capito qualche evento Aragona e che ha convertito in maniera coatta. I forti sono la nostra forza oppure l'assedio? Voglio l'assedio. Ok, Kairwan è stato convertito. Quindi Kairwan, dove sta Kairwan? Ok, tiè.
Kairwan, Medà, vedi, Trade Power, Naval Force Link. Ah, ecco perché mi sono aumentate le navi a dismisura. Ok, no, perché posso fare una marea di navi. Ogni provincia che metti in Trade Company ha una nave in più. E qua intanto i diplomatici stanno menando proprio. Tra nazioni che mi odiano, gente che mi sta sul dick. C'è pure un obiettivo che devi fare. Tipo 100 d'espia su 3 rivali. 100 d'espia su 3 rivali, ok. Quindi dai, proviamoci a fare pure questo. Cerchiamo di portarci il più obiettivi possibili a casa. Intanto comincio qua e poi quando non c'ho più niente da fare con qualcun altro gli piazzo sull'altri rivali che ho, che manco so chi so. Francia e Ungheria. L'Ungheria per puzza però sta a 100, cioè sta a rivale, Ok, Igor comunque l'abbiamo fatto. È morto il signore della Georgia, non è per caso è arrivato un paleologo. Che togliamo questo tra i vassalli. Non è che per caso arriva un paleologo. Questo è già vecchio. Quello è vecchio. Quello è vecchio, ragazzi. Dammi un po'. Facciamo di corsa il Royal Marriage. Perso una union su Bisanzio se muore il signore dei Bagratroni. Ok, 20, 20 e 20 punti. Ragazzi, aspetta un attimo. Facciamo di corsa il puntino qui. Ok, poi prendo 20, 20 e 20 punti. Molto bene. Oh, interessanti questi eventi, interessanti questi eventi. Ne posso fare pure un altro e quindi lo farò utilizzando i punti produzione. E poi così. Qui ci stanno le mucche, quindi questi sono bonus militari. Supply limit modifier. Vabbè, in realtà non è che ti dà un bonus militare particolarmente così. Però questa risorsa fa schifo. Le tasse ne dovete mai fare, quindi le province che le mucche vanno sul militare. A proposito, posso dare una bella stornata dei punti amministrativi? In realtà qui posso abbassare le tasse dappertutto e ripagarmi i prestiti. Abbassiamo di tasse dappertutto. Torniamo subito. In realtà ho finito, ok. A posto. Allora, va bene, facciamo così. Posso fare anche un monumento. Che monumento posso fare? Caserta, che fa Caserta lì all'1? Prestigio riforma del progresso, cioè progresso riforma. Ma questo prima lo fai meglio, così lo sfrutti di più. E usiamo la la manpower per speedarlo a bomba. Ok, quindi già ce l'ho lì all'1 e già prendo il bonus. Ok, ti è. Ma ho convertito qualcosa qua che non ho aggiunto in Trade Company. Vabbè, quando finisco posso pure premere il bottone e aggiungere tutte insieme. No, mi sa niente. Vabbè, quindi insomma non abbiamo pagato nessun prestito, come sempre. E c'ho pure la manpower al massimo, quindi sarebbe opportuno, insomma, sfruttarla in qualcosa. Tipo questa. E i soldi, no, mo i soldi in saccoccia per pagare i prestiti. I burger quasi mi odiano. Novembre? No, ancora niente. Che vuoi? La Georgia vuole passare e andare a attaccare qualcuno. Oh, ragazzi, i bagradoni ancora non sa morire, però un hobby che casa Gagarin sale al trono perché hanno più prestigio di me. Però almeno gli diventa una persona union. Che sfiga. Mi serve il prestigio, calcola. Devo salire il prestigio. Dicembre, no? Quindi il mese prossimo posso fare le tech. Eccole qui. Allora, ragazzi. 5,29. Quindi eccoci qui. Military Tactic. Land Morale. Posso fare un nuovo tipo di fanteria. Poi tech diplomatica. Prendo 3 deficiency corruzione e meno corruzione per qualche anno. E posso fare navi nuove. Ok, cambiamo il tipo di fanteria. Cerchiamo di mettere quello offensivo. Ecco qui, soldati infantili. Sì, questo shock e fire in più. Ok. Qui invece qui mi servono. In realtà pure questi, perché la cavalleria è meglio con shock. Ok. Qui invece, qui già l'ho messo bene. Ok, va bene. Wargla. Wargla, piano piano ci andiamo. Appena recuperiamo i balordi. Balordi proprio. 3 anni attacchiamo i mammelucchi, Boni Ducati da Yazan. Tacci tua, Tacci tua, sì. Vabbè, guarda, facciamo così. Dammi i favori. Molto bene. Questo invece mi può dare i favori?
tra pochissimo. È morto il signore di Kazan. C'è stato i Gagarin in altro modo. Guarda, è una cosa assurda. I russi mi stanno proprio a fare un casino a livello diplomatico con questa roba. Ma fammi ricontrolla qua. È Gagarin de merda. È Gagarin de merda. Posso fare il core qui? No, in realtà prima devo convertire. Quindi prima convertiamo e poi andiamo. Gedames. Bene, primo abbiamo già risolto. Convertiamo la Tunisia, poi Kef, appena gli passa lo zelo religioso. Non faccio l'idea perché devo fare la tech, ragazzi. Manca pure pochissimo, quindi non stiamo a pagare niente. 4,93, vabbè, d'ammazza, oh. Ammazza, oh. Sì, ci stanno a pensare? Ah no, gli hanno fatto il tranello, ma questi vanno in tour. Oh, ragazzi, mi sa che te devo fregare. Ma è Portugal, è un altro mio rivale, giusto? No, mi ha messo come rivale, ma non è davvero un mio rivale. E poi gli posso fregare le mappe. Gli posso fregare le mappone. Ok, vabbè, questo c'è. Non voglio pilotarlo io manualmente, perché sennò dopo devo riclicare un'altra volta tutta la regione. Sono barbone, ragazzi. Ok, 400 euro. Ragazzi, vado molto calmo perché tanto mo devo fare la guerra contro i mamelucchi. Non è banale la guerra contro i mamelucchi. Ma chi sta a ammazzare? Ah, Gazigumuk. Ok. È solo contro Gazigumuk? No, è pure Luristan. Ok, almeno si riunisce la regione qua intorno della Georgia. Che è questa? Ah, copto. E beh, in realtà non è male. Mazza. Certo, i copti però non c'hanno quasi niente. Ok, ho scoperto l'Umzab. Lo devo vassallizzare, giusto? Vabbè, lo vassallizzerò. Allora, Souse. Ok. Mo vassallizzo il Big Fly e Wargla. Bene, tech amministrativa. Posso fare pure la marcia forzata e la manifattura dei soldati. Che quella là praticamente posso prendere manpower a bomba dai punti sviluppati. Allora, senti, non c'è bisogno più della spia in Portugal. Perché tanto qua è tutto del Portugal, quindi in realtà praticamente posso tranquillamente attaccare Portogallo quando arriva il momento giusto. E poi camminando nei suoi territori scopro tutto. La Georgia vuole i soldi. Oh no, non pede le palle. Ok, sono tornato. Vabbè, tanto mo devo attaccare Tugur, quindi vieni qui. Cioè, Mazzap, scusate, no Tugur. Qui 5,26, no, manca ancora assai. La Tunisia è stata ripresa dall'un cappino che avevo lasciato indietro. Quindi Giustiniano è stato fatto il core, bene. Ragazzi, ci siamo, eh. Ci siamo quasi. Cioè, manca solo Kef da convertire, quella col forte. Qua ce lo lascio pure perché blocca. Blocca abbastanza. In realtà sarebbe ancora più ottimale metterlo tipo qua, così blocchi tutto l'Africa. Cioè, se tu c'hai tutta l'Africa del Nord ne metti uno qua in Fezzan, anche se è pianura gli fa un casino, eh. Niente, sono riscappati. Ok, comunque mo attacchiamo Mzab. Tiè. Subjugation. Non è che sia il top questa guerra, però insomma ci ha dato la missione. Due di mercantilismo per 10 di legittimità, che tanto sale a bestia. La Georgia vuole pistarsi con Karago Yonlu. Senti, c'ho qualche cosa che devo finire da pià. Allora, io con Karago Yonlu vorrei queste province qui a fianco. Posso? Posso o non posso? Sì, anche Van. Posso o non posso? La crociata contro Karago Yonlu stanno a fa'. Ma io vorrei quei due. Se mi dai, sei bello. Se non mi dai, sei bello lo stesso perché mi ami. Mo' appena questi tornano indietro mi bevo. Ok, va bene, dai. Mo' finiamo sta guerra Big Flying. Episodio lungo, però insomma ci siamo quasi. Francia, mettiamo subito a fare la spia. Quindi, Build Spy Network. Mo' ovviamente me dovrò pure ricordare come utilizzare le opzioni della spia durante, diciamo, punteggi alti di spionaggio, tipo che ne so, per ammazzare i mercanti, queste cose fastidiose.
Ok, yeah. Integrazione è un processo lento, quindi la Croazia, eccola qui. La Croazia c'aveva addirittura un K. Mazza, oh! Cioè, meglio Cilli di tutta la Croazia, cacqua. Zagreb si butta al forte. Bene. Posso convertire cosa? Zagreb e Rijeka. Ok, questi qua credo che li posso mettere in full state. Lo vediamo subito vedendo i subcontinenti. Sì, questo può andare in full state. Eppure questo qua che già c'è sta. Questo no. Quindi l'Istria va in trade company. Ok, tiè. Meno 3 di Blorep, va bene. 700 euro che ancora non va bene. Ma quanto cazzo costano questi prestiti? Sì. 4 navi però mi piacciono. Una che va a commerciare a Genova. E una che, e l'altra tre che si riuniscono alla nave commerciale che hanno levato l'ancora perché si vede che i ribelli hanno preso la Tunisia. Bene. Quindi l'altro rivale chi è? Così facciamo quell'obiettivo. È l'Ungheria, mettiamo la spia. Bene, ora devo arrivare a 100, 100 e 100. E intanto poi tra 2 anni ci pistiamo i mamelucchi, ci siamo. Dai, mo finiamo quest'ultima guerrina e vi saluto. Vabbè, ma no, ma tanto devo solo cliccare la vassallizza, ragazzi. Con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata e alla prossima.